How about if our good friend Al, ladies and gentlemen? Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? Hitler's dead. Capone lives like a king in Florida. He has full-blown dementia. I have reason to believe it could all be an elaborate act. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. You can drop the act now. You got goons walking around. Guys like you own this place $10 million. Maybe I can get him to talk. He's gonna go on a rampage. We made a promise. Someday we was gonna make it big. The only thing that really matters is how a man treats his family. Parlando di 007, c'è una particolarità dell'agente segreto più famoso che è quella che è un grande fumatore, con 3 pacchetti e mezzo al giorno. Però l'ultima volta che ha fumato al cinema è stato in La morte può attendere, quando il ruolo era ancora di Pierce Brosnan, nel 2002. Daniel Craig non ha mai fumato nei panni di Bond. Quale attore sarebbe perfetto per il ruolo, secondo voi? Fatemi sapere nei commenti. Se vi piace la mia maglietta, in info box trovate il link del nostro shop.